pubblica, sì. Ma allora che cosa dici di rispetto, Robe, quando tu sei il primo a mancare di rispetto a tutti quanti e nonostante tutto te lo vengono a dire in privato, loro cos'è che dicono? No. Cioè lui non lo leva perché non gli interessa. Perché giustamente lui cos'è? Lui, ovviamente, la gente non è che vede quello che ci sta tutto quanto attorno, lui vede il suo video. Loro non hanno visto che lui dall'inizio di quando è arrivato qua diceva oh, facciamo a gara chi se ne fa di più in discoteca. Ah. Quella gente lo sa, ed è giusto, no? Non lo dire quello. Diciamo solo quello che ci conviene. Che lui c'ha. Per Che me poi lui. Ti sta aspetta, che facendo lui. troppo hype Ma perché lui è bravo a farsi discorsi perché lui fa passare quel che vuole. Ma oltre a quello, lui ha detto: non puoi paragonare quello che ho fatto io e quello che ha fatto Elisa. Ok, Elisa si è baciato con me, ci sono fatti. È successo quel che è successo, ok? E ovviamente non è. Non è paragonabile alla sua storia perché lui ha fatto solo una storia. Ma gli vorrei ricordare che lui, ok, lui ci ha provato per tutta la sera con una tipa. Quindi in automatico il suo intento era quello di baciarla e poi farci altro perché non sa se lui ti si ricorda che sono venute pure a casa nostra perché gliel'hanno chiesto, anzi a casa nostra, a casa mia, perché gliel'hanno chiesto loro. Quindi l'intento, non so se. Quindi cos'è la differenza? Che Elisa c'era uscita. Lui aveva l'intento, ma non c'è riuscito. Ma il discorso è sempre quello, amore mio. Quindi lui vuole far girare queste robe perché la gente non sa quel che c'è dietro. Quindi lui fa sto discorso pensando, ma domani lo faccio anche io il discorso. E poi la chiudo là. Non ti voglio più rispondere, perché sinceramente. però capisco. È il secondo video che fai, tu c'hai ragione, non ti sta dicendo, non è No, tanto. no, beh, non ho fatto nessun video. Io ho fatto un video del cavolo. Ah sì, ok, va bene, però andiamo a vedere. Cioè, la cosa che mi fa uscire matta, ma matta, cioè hanno rotto, a parte che, ho detta sinceramente, non si può campare di hype. Poi la gente è stupida, la gente non è stupida, lo vede. Capiscono? Beh, oddio, mica tanto. È anche lì, ma perché ci diamo corda? Ci danno corda? Io te lo giuro, No. me ne sono stata zitta, ora non sto zitta, perché hanno rotto. Beh, cosa? Addirittura, guarda, io ti faccio anche l'esempio. Era successa una roba che. Ah, poi ha detto l'articolo di Webbo che lui. Io rosico ancora per il suo articolo, ma a me dell'articolo di web, sinceramente, non mi frega un cazzo. Perché io so quanto piaccio e so quanto posso fare, detto sinceramente. Quindi a me del suo articolo, a me che è questo articolo di web. È che lui per emergere sembra che abbia bisogno di questo e basta. Perché lui fa solo. Esatto, lui ogni volta si attacca sempre web, articolo su web, articolo su web. Ma lui non può campare articoli su web. Campiamo di fatti. Tu in discoteca ti ricordi che ho preso palo da una mia amica, quindi. Ti ricordo che quelli che dicono che è scarto sui commenti, Davide si è preso lo scarto Elisa, non mi pare che sia tanto lo scarto perché è Elisa che ha lasciato Gabriel e non mi pare che Gabriel non si rivola a fare Elisa e non voleva stare ancora Elisa, quindi non è mica tanto scarto per me. Quindi non giriamo le cose, ma domani vediamo. Comunque Perché a io me dà non fastidio queste robe, perché lui vuole far sempre girare, girare, girare. Vabbè, è successa la roba con Tony. Che io l'avevo commentato in privato, ok? Tony fa, oh, vedi che lo metto sulle storie, così tanto stiamo scherzando tutti quanti. E gli faccio, vedi tu, sinceramente non lo metterei perché so che si arrabbiano. Infine, ok, che stanno scherzando, però qualcuno non capisce l'ironia. C'è la chat. Fa, vabbè, dai, sì, tanto si scherza. Tony l'ha messo, passano manco 5 minuti. Lui è andato a prendere la chat. È andata a prendere la roba privata, l'ha messo sulle sue storie e mi è andata a rispondere a me. E poi però non ti aspettare che io non ti risponda male. Lui prende cos'è che dice ogni volta che gli rispondi, ti dice, eh no, ma stavo scherzando io. Lui capito, cioè lui mette le robe e proprio dice che sta scherzando. Lui scherza sempre. Vabbè, comunque, poco importa. Vabbè, ma perché? No, ma perché Voglio. a me queste robe mi danno un nervoso, lascia perdere. Ma vedi che se tu chiedi ad Elisa, perché io con te non ne ho No. parlato, se tu chiedi ad Elisa, forse ad Apo, a Rosica, io dentro al collegio,
la persona più affidabile che potete chiedere è Lisa, perché ci stavano insieme. Gli sono andato a dire, boh, non so tu, ma Gabriele non mi è mai piaciuto dal primo giorno. Io non ho fatto, era l'ultimo giorno, mi pare, dove ci stavamo parlando. Dove voi dovevate studiare, però io no, ed Elisa neanche, non studiava. E quindi parlavo con lei, no? E gli sono andato a dire tutte ste robe, così, con la... Cioè, Gabriele non è mai piaciuto, non ho mai fatto litigi, perché non ho, cioè, volevo godermi questa esperienza, stop. E basta, infine io non ci ho legato con lui, non ci ho dato tanto corda, perché anche là dentro io stavo sempre con o Mattia e poi con Rosica, quando poi c'era Apo, così. Del resto con lui non è che c'è quello che fai rapporto. Fai cazzo da fatti rispettare! Cazzo! Vabbè, a te non te mi sembra, e poi... Correggimi se sbaglio, ma mi sembra che te dentro al collegio l'ho detto che a me Gabriel non piaceva, però non volevo fare discussioni, è che non avevo voglia, perché già c'erano tante discussioni in sé, eravamo tutti nervosi, più se mi ci mettevo anch'io, perché io so che sono uno, quando mi si incazza io prendo, dico parola a tutti, io mi incazzo poche volte, però al momento che mi incazzo io scoppio, non posso fare niente. Scoppia. Aspettate, comunque. Non è che lo stiamo facendo per hype, a parte che se noi ne parliamo, aspetta, tutto quello che stanno facendo loro è niente, perché è davvero, davvero niente, perché, cioè... Ma voi seriamente parlate, parlate per noi di hype, ora vai tu che hai scritto, non so chi sei, vai sul mio profilo TikTok, guarda quanti video io per hype e guarda quanti ne ha lui, poi ne riparliamo, dai. Ora vado, che c'è del Milan. Io ieri ero live con Gabri, ma non c'è, a parte che c'era anche Mattia. E in ogni caso, io non sto né dalla parte di uno né dalla parte dell'altro, perché in un modo o nell'altro hanno sbagliato entrambi. Io sono stanca di vedere tutto questo hype, a me dà fastidio, mi dà troppo fastidio, me ne sono stata zitta per settimane e settimane e settimane, e ora basta, cioè, stop. A parte che mi riempite di domande su questo. Luna, se vuoi mandami la richiesta. Ok. E una volta che vi rispondo, vi dico la mia, non mi rompete, cioè. Vabbè, ora rispondo a ciò qua che mi ha scritto, non c'entra più video. Io sto solo rispondendo a quello che mi dice lui, io domani gli rispondo e chiudo. Comunque ora non ho più voglia di parlare, c'è la partita del Milan, gli rispondo domani con un video. Baci baci, ciao Dopo ciao. siamo. Ciao, amore, ti volevo mandare un bacino. Perché va via? C'è la partita del Milan. Ah, pensa di 2-2. Ciao. Ciao ciao. Deve tanto, ma che c'è bandona. Bingo! Vabbè. E niente, se arriva lì poi si esplode, come me. È bellissima, amore mio. Oh, lasciatemi stare la Sofì. Ragazzi, 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 Yeah, ragazzi. sono. Eh? Luna? No, sono. Ma stai dormito tutto il pomeriggio? Un solo grido. Un solo allarme, Milano in fiamme, Milano in fiamme. Va Va bene. diretta Adamia. Samuel. Aspetta. Quindi era troppo lunga da spiegare. Andrea Tifi Pingui. Ma mai visto che sono brava a guidare, Che vuol dire? Non hai visto il video? De che? Di io che guido la macchina? Brava, Amo, non ho fatto niente oggi, ho dormito. hai fatto bene. È la mia stima, amore. Ciao Harry, Cherry. Ciao, Harry. Charlie.
notte, che aspetto. Siamo in grave. Pezzo di merda, tu non mi rispondi. E io come... Ciao Viola. Ciao Davide. Beh. Ciao Davide. Poi succede uno scandalo. Sì, ma dai, sono imbarazzanti. Cioè, andiamo... Ma non finisce qua, secondo me. Allo. Non finisce qua, secondo me. Ma con chi c'è la gustata che sta parlando? Perché? Cosa? Ma c'è ancora, meno male, almeno ho sentito. E no, allora cosa mi raccontate? Niente, perché avete dormito tutto il giorno. Mia sorella si sta asciugando i capelli. Bella per lei. Me l'hanno chiesto! Ah! Invece... Oh, no. Ah, mi fa mai i piercing. Ah! Quella con i vestiti blu. Sono l'una. Ciao. Il limite. Sono arrivata al limite. Vada. È Giada. Fatti forte. No. Vedi. Bella per lei. Bella per lei. Bella per lei. Oh. Bella per Matteo. No, non mi metto a raggiungere, ma ora mi sa che la chiudo tanto. Che devi fare, ma? Prendo da ridere. Normal. Fanno i diretti noiosi, questi. Ci vorrebbero le TikTok e le su TikTok che facevamo. Mamma, ti dico direttino su TikTok. Bella. Eh? Come cazzo si chiamava quella? Aiutami. Anna. Santo Domingo. È di Genova. Bella. Che... Eh? Non immagino. Dove si parla di come? Che avete mangiato? L'hamburger. Pure io. C'è Damiano? C'è tua mamma. Ciao Luciana. Vabbè, è mossa confidenza anche per il cibo. Oh, oh. Cibri. Cibri. Come? Cibri. Dovevi... Sancho, ma niente, sono abbandonato. Tu, quando hai voglia, rispondimi, quando hai voglia, però. Quando vai, eh? Lunedì. No. Quella no. Che ti ha risposto? Tu. Sì. Lei. Sofia da single. Non è a te. Ma oggi abbiamo mangiato tutti i pollo. Ma vi dico. Gabriel! Capo. È entrato. Che hai mangiato? Sì. L'hamburger. Okay. Qua. Con i cape. E con la maionese. No, vabbè. Cosa? Cosa? La cheratina. Dai, no, in questo momento. E si è asciugati col phone e basta. Chi vede dallo specchio? Chi è cretina? La cheratina! Ah. Mamma, che belli! Me ne anche tagliati. Mi piace meglio. Ciao. Oggi sei vista con... Che ho visto il suo fidanzato. A proposito, ma sei fidanzato tua sorella?
È pischellata! Con un cuore, due cuori. Conosciuto io sia mia mamma. Bellissima. È carina. L'ha già presentata la mamma. È Maranza? No. Ok. Ti do il permesso allora, ma ho bisogno per la volta. Fate entrare io. Ma che mi combini, Emma? Ma che mi combini? Ma con chi ti metti? No, guarda che fidati. Ciao Giada. È bellino. Un uomo. Bellino. No, è biondo, è bello fisicamente, amo. Fidati, è bello fisicamente. E poi, specialmente, per avere l'età che ha, comunque uno con il cervello. Ed è molto importante. Ma se... Quanti anni c'ha? No, se andiamo a vedere i tipi della nostra età, sono più stupidi. Ah, pensavo volevi dire un'altra cosa. Ho notato. Ciao, Betta. Non vedo più i commenti. Vabbè. Ho delle occhiaie. Papi, sei fidanzata? Ma chi, io? No! Ho capito. Te l'ho detto, no, non sono fidanzata. Cioè, sì, sono fidanzata con... Cioè, non siamo sposate in realtà, però vabbè. Ma con chi? No, sì. Con Pippo! Quanti anni ha, però? Vabbè. Questo è stato il nuovo album di Julier. Bellissimo. Mi piace un sacco. Me lo sono ascoltato tutto in macchinetta oggi. Pingu. Ma allora, vedi com'è andata la cosa di Pingu? Allora, io ho un prof di fisica. E praticamente questo prof, tipo a ricreazione, lui è napoletano e apre YouTube e a una certa ci mette Pingu napoletano. Ragazzi, andate a vedere Pingu napoletano perché è uno sgarro. E noi a ricreazione parliamo Pingu napoletano, quindi ogni volta questo qui entra in classe e suona a ricreazione, tutti e tre facciamo Pingu! E quindi andate per questo qua. Pingu al mondo. Esatto. Babbo, vado. Dove vai? Ma perché? Oh, mi rompi che faccio mai dirette. Qua sono 9:30, ne vai. Nessuno. E che vuol dire che c'è nessuno? Ma mi frega. Oh, Luna, va bene. Tu sei... Grazie. Perché dopo vengo gridata, rimproverata. Fammi parlare, Luna. Stai zitta, va. Shut up, Luna. Mi fa arrabbiare. Dai, che sto pure all'idea con Lorenzo perché sto a fare diretta con te. Ma questo da me che vuole? Sono io quella che deve essere incazzata con lui, non lui con me. Non ho parole, guarda questo. Eh? Si incazza. Ma quando sei con me non va bene. No, Luna. Non va bene. Luna visla. Lollo cornuto. Ma perché? Cornuto con me. Cornuto con lei. Certo. Beh, ragazzi, io esco. Guarda Cristo, lasciala di là.
non capisci un cazzo. Ragazzi, e siamo qua. Ma Damo, ti piace la mia, guarda. Eh? Ti piace sbaciglia, guarda. Non vanno via. Come hai fatto? Amo, ho copiato un prodotto. Fantastiche. Non ho luna cornuta. Non ho luna cornuta. Ma qua, boh. Ciao. Devo salutare uno che si chiama Marco. Ok. Ciao Marco. Luna! Ti meno. Bravo, stai così. No, gira la voce che tipo... Ciao. A te ti gira la voce, ciao Marco. Tutte cornute, io non sono... Ma che cornute? Ah, raga, mi guarda. Non si dicono queste parole. Mi devi attenere, perché ci sono le ragazze piccoline, non voglio. Sono sgradevoli, giuro. Cosa? Va bene un po', però poi basta. Ma questo... Lui è tutto per il culo. Cosa pensi di Lorenzo? Ma perché devo parlare il pischello mio? Ti giuro. Però... Di voi ci sta scherzando. Palle girava. Ma... Qua giriamo tutti. Bah. Luna, contieniti. E davvero. Ma dove finiremo in questo mondo di cornuti? Mannaggia cuti. Le ragazzine. Ma chi? Ma non chi? Che buonanza, grazie. Aggiungete. Grazie. Luna, che squadra tifi? Grazie! Vendo influencer, sono i miei love, li guardo sempre. Luna, poi vai in DM. Ma che c'ha Diego? Ma che vai Diego? A stronzo! Che? Yeah? No, dai Luna, sto scherzando, ma lo so. Ma anche se fosse, mi pare... Cioè, io sono Luna. Con chi mi può... Cioè... Trovane una più bella di questa. Cioè, se metti corna con Gaia Bianchi con Rebercic, posso pure dire. Cioè, ti metto pure io con Rebercic con Gaia Bianchi. Ma con... Non faccio nomi? Ma con... Non faccio nomi perché qui devi sapere che sono talmente tanto... cioè, mi odiano così tanto che addirittura per quanto mi odiano mi hanno fatto degli account fake per seguire le mie dirette, quindi... Bacio. A parte che anch'io penso... Vabbè, dopo poi ti spiego. Quanto tempo è passato da quando avete fatto il collegio? Siamo usciti il 3 agosto. Quindi agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio. 5 mesi. C'è Sancho, alla buon'ora, non so. Cioè, almeno penso. Damiano, andiamo a ballare... Ma no, non c'è. Boh. Non c'è. Baci video. Che aspetto? Chi vi è iscritto ai provini del collegio? Che cringiata. Mamma mia, raga. C'era uno. Amo quando ho fatto i provini. Troppo brutto. Io con nel mio gruppo c'era Vittoria, Giulia, Harry, poi ce n'era un baby Maranza e poi no, amore, io sono andata lì tipo mi sono ritrovata in mezzo a tutti i maschi napoletani, cioè poi c'è stato uno, amore, hai presente quelli là tipo con gli scivoli in capoccia? Mai più. Mai più.
Mai più. Beve marazze, poi c'era una ragazza tipo strana. È presente la Giulia Scarano? Similissima a lei, di carattere. Cioè proprio quella che ti fa spaccare dalle risate. Che ora la seguo, si chiama Ambra e... Ah, io pure ho tipo Arianna, quella lì, la si... Questo Lorenzo, secondo me. Mira chi è? Mira chi è? Lorenzo. Devi stare con la diretta a cavolo, è perché mi sta chiamando Lorenzo. Ti giuro, però la mia non faccio male diretta. Ogni volta che faccio diretta lui mi chiama perché gli dà fastidio. Ma perché? Perché gli dà fastidio? Amo pure a me dà fastidio se lui fa diretta, infatti gli entro subito. Ma perché? Perché? Non lo so. Vabbè, amo, è normale pure a me. No, fastidio. Non è normale, te lo assicuro, non è normale. Oh, siamo tu psicopatici, non è colpa mia. Oh. Ho trovato il sosia mio. Il sosia. Io ho fatto prima una cosa, ma non me ne ho preso. Vabbè. Mannaggia, cugì. Mannaggia, cugì. E poi... Ah, sta qua, è bravissima a fare le unghie, ti giuro, ma proprio bravissima. Beh. Niente, basta. Non hai capito? Aspetta, entra oggi quella di scuola mia, la direttrice, tra virgolette, inizia a urlare, fa, ah, tu le unghie, le devi levare, devi levare, faccio, ma più corti di così, le faccio a carni. Ho visto tuo fratello Luna, dove? E allora mi fa, tipo, Rossi, ma dove vai? Rosse, ma il contratto, c'erano scritte che non si possono avere questo tipo di unghie, ho fatto, ma sì, fino a mo' c'avevo fino a lungo e qua, non mi ha detto niente. Basta! La sospensione, cioè! Sospendimi! E poi quando sei uscita, ti faccio... Vabbè, domani vengo con le unghie verde fluo. Parola mia lo faccio. Parola ma, mia. Quindi il resto le devi levare? No, amo, io me le levo, me le faccio rasacarmi, se è così non se ne accorgi, perché tanto è vecchia, quindi... Scritto nel contratto? E non si possono avere ciglia, sopracciglia, le unghie, gli orecchini, piercing. Non si può mettere in cazzo. Ma a scuola mia? Sì. Ok. Mamma, a scuola? A, B, C, D. È arrivata mia mamma. Vabbè. Al collegio ci avevano detto che non potevamo anche cambiare colore o farci un tatuaggio. Ti immagini che tipo, non so, io l'ho fatto il 3 per esempio, il 4 mi facevo il capelli a caschetto. Eh sì, ma anche ne sapevo, non sapevo di essere stata presa. Ma tu chi avevi, scusami, quando... Cioè, come autore? Io avevo Socrate. Anche io. E poi quello tutto muscoloso che c'era la sera, pelato. Non mi ricordo come si chiama. Ti ricordi? Papa Power Ranger? No, io mi ricordo George. George! Di quel giorno ci hanno fatto un culo, madonna mia! Non sapevamo i nomi, dovevamo distinguerli in qualche maniera. Sapete che io tipo c'è sta cosa che so i cartoni li mandi alle persone. Cioè io so per dirti adesso fatemi il nome. Non posso dire le comparazioni che ho fatto dire. Ok, vabbè. Sabato mattina. Esatto. E vabbè, e io c'ho ma vaffanculo, va. Due volte. E guarda che stiamo stesso commento. E poi un'altra cosa. E stavi dicendo che... Muoviti! Ho bisogno del tuo telefono. No. Vabbè, che stavi associando tutti i cartoni di qua e di là. La sorbi era mercoledì,
Appunto io in un pezzo lo dico. Sì, è identica. Proprio tale uguale. L'ho detto io, eh. Ma che cazzo? Ma che mi frega a me? Ma... Ma sti cazzi! Bella per lei? Follia. Dai, il problema... Luna, stasera esci? Ma non esco. Non esco, non esco. Bravo, Pingu. Comunque avevamo detto solo a lui il soprannome. Cosa? Ma lui ha ancora l'albero di Natale a casa, fammi capire. Sì. La Sofì, ma è tipo... È il 12 gennaio domani. Lo leviamo... Che picciona. Parliamo di Elisa. Perché dovremmo? Purella. Ora... Devo stare zitto. Devo stare zitto. Altro articolo? Bella, bella, sì. Ma sai che questo qua c'era l'anima? Questo Samu. Mamma! No! 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 N-O! Asimo, ma che mi conviene io? Cioè, io ti giuro. Vabbè, io... Tu stai leggendo, non stai... Ma faccio un quarto. Ciao Simo. Sto morendo, giuro. Io ho paura di chiudere questa live. I love you, baby. I love you, baby. Più chiaro di così, non c'è. Pazzate i tuoi occhi. L'abbiamo detto insieme. Io quando mi nascondere i vocali. Vale. Mattami. Mi ha chiamato un'altra volta. Vabbè, ma vai, tanto. Abbiamo fatto. Ragazzi, andiamo alla diretta. Ciao. Non è vero, io devo andare a risolvere con il mio pischello, se no su casa mia.